Buongiorno a tutti, eccoci per la 18ª puntata di GPONR. Ripartiamo insieme con tanti ospiti. Anche quest'oggi temi caldi dopo la ripartenza del 4 maggio, perché in molti sperano di capire bene quale deve essere il criterio per poter ripartire. E inizieremo subito con una parrucchiera, Daniela Pugeddu, in rappresentanza della categoria, che sta cercando appunto di capire come si devono muovere per poter ripartire, cioè dopo essere stati a lungo fermi. Quali sono le condizioni, le indicazioni che servono per poter allestire al meglio questo piano sicurezza? Si brancola un po' nel buio e si cerca di capire qualcosa di più proprio attraverso il dialogo con la nostra ospite. Da un settore all'altro, perché subito dopo avremo modo di parlare con il sindaco di Villa Puzzu, Sandro Porcu, che rappresenta un po' tutto il suo settore, tutto il Sarrabus, tutta la zona costiera in convocazione strettamente turistica, che cercherà a sua volta di leggere un po' la situazione e di comprendere quali possono essere i criteri per poter disciplinare quello che sarà il flusso turistico a partire da poco tempo, insomma, perché già un pezzo di stagione rischia di essere andata via, ma si deve capire soprattutto che tipo di organizzazione dare, e anche da questo punto di vista ci sono molte lacune, molte direttive che ancora non sono arrivate. Per poi chiudere in bellezza, chiudiamo in bellezza con la speranza di vedere la Sardegna primeggiare, come già ci ha fatto godere tantissime altre volte. Avremo con noi Fabio Aru, il cavaliere dei quattro mori, il nostro cavaliere, che ci parlerà dei suoi allenamenti, di quella che è la stagione che è scivolata un po' più avanti, ma anche delle tante aspettative da parte sua che finiscono per essere le speranze da parte nostra. Tra poco si parte con GP On Air, ripartiamo insieme. GP On Air, in collaborazione con Gruppo ISA, 100% SAR. Autovam, unico Ford Store nel Sud Sardegna. C'è un settore particolarmente sofferente in questo periodo, la GP On Air, Daniela Pugeddu, che rappresenta insomma la voce delle parrucchiere, di coloro che hanno dei centri di questo tipo e che stanno un po' navigando a vista, non stanno ancora capendo bene come devono ripartire, con quali condizioni, al di là dei tempi, insomma, con quali tipo di precauzione. Così, Daniela, buongiorno. Buongiorno, sì, buongiorno a voi, è un piacere. Allora, sì, sicuramente siamo tutti un po' confusi, perché comunque non abbiamo dei protocolli precisi e si chiedono delle chiarezze, nel senso che abbiamo bisogno di capire esattamente quali sono le procedure più adatte e soprattutto che venga spiegato molto bene, per non dare adito poi a interpretazioni personali, quello che sono le tempistiche dell'esecuzione all'interno dei saloni. Per esempio, i saloni di parrucchieri hanno necessità di tempi di posa piuttosto lunghi per un certo tipo di servizio che fanno, e non si capisce se la cliente può sostare lì in posa e lavorare su un'altra persona pur avendo le giuste distanze. Questo è implicito. Poi la cosa che non riusciamo a capire è anche il discorso che non si possa addirittura, ci è arrivato, consumare un pasto che limite ci si porta da casa, sigillato, o dell'acqua e così via. Sembra che appunto dobbiamo uscire fuori dal negozio e andare in macchina. Cioè, sono tanti messaggi che ci stanno veramente spaventando. Sì, anche perché non c'è molta chiarezza in merito, cioè ci fosse un'indicazione da contestare, già si partirebbe da un punto, cioè è stata dettata una norma, la norma non è adeguata, contesto la norma, ma proprio non c'è una norma e quindi diventa complicato rimuoversi. Quindi se c'è poi c'è troppa libera interpretazione, alla fine si rischia sia di farci lavorare con uno stato d'ansia veramente esagerato. Il nostro obiettivo è quello di essere sicuri per noi, per i nostri collaboratori e per i nostri clienti. Siamo un settore che comunque ha sempre prestato molta attenzione all'igiene, perché comunque nel nostro settore c'è un'attenzione massima. Non si capisce anche perché una persona non possa sostare fuori, se con la giusta distanza, se il limite dovesse arrivare prima, perché la maggior parte di noi comunque già lavora per appuntamento. Quindi però può capitare, noi lavoriamo con una materia filiforme, una materia
che comunque dà le sue varianti tempistiche. Lavoriamo con le persone che quindi hanno bisogno di parlare, di esprimersi i loro desideri, quindi sono tutte delle tempistiche che a volte possono rischiare di sforare dei tempi. Quindi una persona che non possa stare fuori o uscire fuori a fare una telefonata oppure a fumarsi una sigaretta, sono delle cose che non le trovo indispensabili, anziché una chiarezza più precisa per poterci far lavorare in serenità con le giuste regole e le giuste attenzioni. Ecco, forse il vostro settore ha subito, ma anche nei tempi, nei modi, delle misure più restrittive, ad esempio rispetto a un genere alimentare, cioè anche laddove c'è un supermarket, comunque le persone entrano o sono entrate anche nel periodo delle difficoltà, giustamente, se vogliamo, perché dovevano chiaramente avere ciò che serviva per mangiare. Però dal punto di vista sanitario forse è più ordinato e più sicuro entrare per appuntamento in un servizio come il vostro che invece in un supermarket dove entra tanta gente. Molte volte non è che puoi controllare che due non si sfiorino, che due non si incrocino, insomma. Sì, esatto, e questa è la cosa che ci sta lasciando perplessi, compreso il fatto che non devono toccare nulla, non devono, cioè quando uno se va nel market il prodotto lo tocca anche se ha i guanti, quindi il momento in cui la cliente entra con i guanti tutto, cioè noi siamo comunque protetti e tutto quanto, penso che ci sia un'esagerazione nel voler isolare proprio questo settore e metterlo veramente in difficoltà e non riuscire a capire bene come svolgere il proprio lavoro. Certamente rischia di fare una selezione spietata in questo momento, perché anche i costi che potrebbero derivarne dall'allestimento, gli spazi che devono essere attrezzati, rischiano di mettere, di creare veramente una grande distinzione. Sì, soprattutto anche quello, anche perché ormai, ripeto, c'è tante voci in giro e quindi alla fine le persone stanno anche investendo in cose che al limite non sono indispensabili in un momento così difficile, tra l'altro, perché c'è da pensare che noi praticamente stiamo perdendo il 100%, però stiamo continuando tutti quanti a pagare, per quanto puoi rinviare alcune cose, però ci sono dei costi esagerati. Per chi ha personale ancora di più, perché comunque non si capisce veramente addirittura come poterli gestire, se riuscire a tenerli tutti oppure se poi devi mandare a creare dell'altra disoccupazione. Questo, cioè, io dico trovare le giuste soluzioni dove è possibile, con delle norme sicure, però che siano attuabili e non solo su carta. Certo, nel vostro caso si pone anche il problema che a posti dimezzati c'è anche il personale dimezzato. Esatto, il problema è anche lì, perché poi alla fine se tu costringi una persona a fare un servizio su una cliente che deve rimanere lì anche quando non ha bisogno dell'addetto, significa che tu in un'intera giornata rischi di servire 5 persone se fanno dei lavori un po' impegnativi con dei tempi di posa molto lunghi e quindi non puoi coprire le spese, assolutamente. Come vi state muovendo per cercare di avere questi chiarimenti? Siamo sempre, io credo, parlo alla voce di tutti i colleghi, siamo tutti online, tutti che cercano di capire qualcosa e nelle chat non c'è altro che disperazione. Io credo che adesso stia iniziando ad arrivare un po' il panico a causa dell'incertezza di cosa dobbiamo fare, perché effettivamente è molto pesante. Potenziali interlocutori quali sono? Noi abbiamo la fortuna, devo dire, di avere un'azienda dietro che ci sta aiutando molto, che appunto è la Vella, con continui suggerimenti per come organizzarci e tutto quanto, e questo comunque ci dà un grosso supporto. Credo anche altri colleghi con altre aziende che abbiano dei supporti validi, io parlo della mia. Però logicamente qui è una questione anche regionale, una questione comunale, anche se a livello nazionale, ma ci devono essere chiarezze, perché altrimenti anche loro logicamente ci danno dei suggerimenti, però per quello che può essere una logica di un'azione, di un qualcosa, però senza avere poi le regole precise, analizzate poi dai settori che conoscono proprio il nostro lavoro, perché solo noi possiamo dire, ecco, per un barbiere oppure un estetista potrebbe andare bene anche one to one, ma per un parrucchiere che segue dei tempi, ripeto, come ho detto prima, dei tempi di posa molto lunghi, diventa veramente non fattibile. Senti, sul piano sanitario hanno chiesto l'intervento di tecnici per poter avere dei suggerimenti validi. Siete stati interpellati per poter avere una soluzione da concordare?
No, su questo non siamo stati interpellati, assolutamente no. Perché chi meglio di voi, insomma, sa come si può organizzare il tutto. Sì, infatti si parlava ieri, ho seguito appunto sempre uno dei tanti corsi che si segue, di una sanificazione fatta la sera e una la mattina, quindi mi chiedo, se la fai la sera e poi chiudi il negozio, l'utilità a livello reale di farla anche la mattina non ha senso, quindi, è doppia. Cioè ci sono tante cose che non riusciamo a spiegarci, ecco, è lì. Speriamo bene, Daniela, grazie del tuo intervento, spero che ci sia soluzione, perché poi il problema non è un problema di settore, ma purtroppo è un problema di tanti settori. Ciò significa che siamo un po' allo sbando in questa ripartenza della fase 2, perché ad esempio abbiamo sentito nei giorni scorsi anche gli hotel, i ristoranti e i bar, che non sono in una situazione molto diversa dalla vostra, proprio in termini di chiariteci che cosa dobbiamo fare e come dobbiamo ricominciare. Sì, sì, beh, sicuramente. Io l'unica cosa che posso dire, a me è capitato di passassero in mano anche dei protocolli, da quello spagnolo a quello tedesco, dove ci sono appunto dei protocolli chiari che non danno adito a interpretazioni anche per eventuali controlli e roba del genere, e io dico che basterebbe darle un'occhiata e forse farli su quella linea lì, molto più semplici. Anche l'azienda Vela ha pubblicato una lettera come potevano essere dei passaggi adeguati, quindi dico, ci sono gli strumenti anche per poter vedere per cosa hanno fatto gli altri, per capire se può essere una buona strategia. Assolutamente sì. Grazie Daniela del tuo intervento, in bocca al lupo. Grazie, grazie altrettanto, ciao. Ciao, ciao. Buona giornata, ciao. L'app del gruppo ISA e scopri i volantini di oltre 400 supermercati Nonna ISA, Sidis, Di Meglio, Punto D ed Italy. Aiuteremo l'ambiente con meno carta e più alberi. App Gruppo ISA, la convenienza sempre con te. Con noi a GP On Air, ripartiamo insieme, il sindaco di Villa Puzzo, Sandro Porcu. Ben trovato, Sandro. Buongiorno Vittorio e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Tu sei sindaco di Villa Puzzo, ma fai parte comunque di quella organizzazione di vasta area, chiamiamola così, che si occupa di tutto il Sarrabus, è così? Esatto, sì sì sì, facciamo parte dell'Unione dei Comuni del Sarrabus, insieme ai comuni di Muravera, Castiadas, Villa Simius e San Vito. Zona calda, perché se si potesse, in questo momento avreste già l'afflusso almeno di tutti i sardi verso le coste. Esatto, esatto Vittorio, siamo in una situazione di totale incertezza purtroppo, abbiamo gli operatori turistici, tutte le persone, migliaia di persone tra l'altro che lavorano proprio nel settore del turismo qua nel Sarrabus, che stanno aspettando risposte, e noi come amministratori locali ovviamente stiamo aspettando risposte. Abbiamo infatti insieme agli altri sindaci del Sarrabus chiesto con una lettera al presidente della regione Solinas, agli assessori alla sanità Nieto, al turismo Chessa, come intendono proprio pianificare l'apertura con appunto tramite anche questa nuova fase 2 che parte da oggi, soprattutto proprio in vista di una stagione turistica che appunto ci domandiamo se ci sarà questa stagione turistica. Lo vogliono sapere gli imprenditori del turismo, gli albergatori, i balneari, ma anche gli stessi ristoranti, i bar, i titolari di bed and breakfast, le seconde case, tutte le ditte, l'indotto del turismo, dalle pulizie alle manutenzioni, insomma c'è molta incertezza e ovviamente preoccupazione. Noi ci stiamo muovendo appunto tramite i nostri canali, tramite la regione Sardegna, anche questo pomeriggio avremo un vertice tra di noi come Unione dei Comuni alle 15, proprio per cercare di stabilire dei criteri magari per poter consentire agli operatori turistici di aprire e di far partire la stagione. Non avete nessuna indicazione in merito su quali possono essere i criteri, le modalità? Assolutamente non... Abbiamo proprio chiesto invece proprio queste regole certe, sia per la gestione per esempio delle spiagge, sia quelle con concessione che le spiagge libere. È fondamentale sapere come dobbiamo riaprire per esempio le nostre spiagge. Ripeto, nel nostro territorio lavorano migliaia di persone e quindi c'è una forte preoccupazione. Chiediamo dei protocolli sanitari chiari,
e certi, anche sui dispositivi di protezione individuale, sulle distanze all'interno dei ristoranti, nei locali, nei bar. Ancora purtroppo c'è questa incertezza. Speriamo di avere presto delle informazioni chiare. Senti, quasi per metterti in contatto, nella puntata scorsa abbiamo sentito questa organizzazione, questa associazione proprio di hotel, ristoranti e quant'altro e bar, che è stata messa su a Sassari, si chiama Pensa, e loro stanno già dialogando con le istituzioni sulla base proprio di questi criteri per poter riaprire. Magari può esservi utile anche a voi conoscere le esperienze altrui per capire come si sono già mossi, magari accorciare i tempi. Assolutamente sì, tra l'altro proprio l'altro giorno c'è stata anche una riunione tra tutti gli assessori al turismo di tutti i comuni della Sardegna, almeno ovviamente dei comuni diciamo più prettamente turistici. È proprio uscito un documento dove anche lì si chiedono delle certezze e si cerca di fare un po' di chiarezza. Sicuramente è utile unire le forze e fare un po' di sinergia anche tra gli imprenditori stesso con i comuni che sono comunque direttamente interessati, perché anche noi abbiamo tutta una serie di servizi che dobbiamo attivare, dalla pulizia spiagge al trasporto pubblico locale, tante cose che devono ripartire e che ancora purtroppo non possono partire perché proprio manca chiarezza. Il dialogo continuo con la regione c'è e quindi questo sicuramente ci fa piacere, perché almeno abbiamo un canale diretto e possiamo comunque dialogare e provare a trovare delle soluzioni. Questo è molto molto importante. Senti, è una stagione particolare questa, perché è praticamente mezza stagione è già andata via, questo era già il periodo in cui stava pianificando per gli arrivi di giugno. I tedeschi in particolare, nella vostra zona, sono abituali frequentatori. Assolutamente, ma pensiamo anche semplicemente a un settore quale è quello del wedding. Anche il nostro comune di Villa, come anche il comune del Sarrabus, hanno aperto per esempio alla celebrazione con rito civile dei matrimoni in spiaggia, in alcune location particolari. Avevamo diverse prenotazioni di matrimoni proprio di turisti che provenivano dall'estero. Che abbiamo dovuto ovviamente annullare, erano previste proprio in questo periodo. Ma questo è soltanto un esempio, insomma, che la dice lunga sulla situazione che stiamo vivendo. Io non sono per un'apertura stile liberi tutti, nel senso che non sono sicuramente un amministratore che vuole comunque mandare i propri concittadini allo sbaraglio, ci mancherebbe, però non possiamo neanche rimanere fermi e rimanere chiusi. Dobbiamo sicuramente riaprire con le regole, ovviamente rispettando le distanze sociali, tutto quello che ci verrà detto cercheremo di farlo rispettare, però bisogna avere chiarezza, quello sicuramente. Consideriamo poi che il Sarrabus, a proposito poi di turismo, solo il Sarrabus ha 2 milioni di presenze turistiche certificate. Sono numeri importanti, straordinari, che mettono il nostro territorio ai primissimi posti in Sardegna e quindi occorrono risposte. Sicuramente la nostra realtà è di un turismo un po' più piccolo rispetto a una località per esempio come Villa Simius, ma proprio in sinergia anche col comune di Villa Simius riusciamo a trovare il sistema per portare un po' di turisti anche nel nostro comune, nel nostro territorio, che vive tra l'altro anche prevalentemente di turismo. Senti, con le seconde case si è aperto un po' uno spiraglio in questi ultimi giorni, perché si è parlato del fatto che comunque una famiglia può andare in giornata a curare il proprio giardino. È già sorriso, immagino già la risposta, hai già capito dove voglio parlare. Quanta gente si è trasferita in questi giorni? La mia domanda è, allora, ho il marito e moglie. Che senso ha che stiano a casa? Certo, cioè, perché lo potrò fare? Io vado a fare la manutenzione della mia casa, mi sistemo il giardino, mi sistemo il letto, tutto quello che devo fare. Com'è possibile che magari ci metto tutta la giornata a fare questi lavori e poi non posso dormire nella mia casa? È un paradosso. Dove, cioè, è un paradosso, ecco, ci vuole consenso, io dico ci vuole consenso. Capisco tutto, perché stiamo vivendo un'emergenza straordinaria ovviamente a livello mondiale e quindi nessuno è preparato, non è preparato il sindaco, e lo dico con tutta l'umiltà del caso, non è preparato l'imprenditore, non sono preparati ovviamente anche i nostri governanti, però
ripeto, ci vuole buon senso anche quando si fanno le norme, quando si fanno queste ordinanze, questi decreti, perché è impensabile, e noi veramente ci troviamo poi a scontrarci, a dare risposte ai cittadini che ovviamente non si vorrebbero mai sentire. Ecco, forse è vero che tutti siamo impreparati, ma nessuno meglio di un sindaco conosce i propri cittadini, no? Assolutamente, io sono per esempio uno di quei sindaci che ha sempre detto che vorrebbe un po' più di poteri, se mi è consentito usare questo che vuol dire termine. Responsabilità, però... perché sennò poi qualcuno pensa il potere al potere come qualcosa di positivo e non pensa al potere anche come responsabilità e come rischio. Esatto, è giusto puntualizzare. Responsabilità. No, ma infatti tornando a questo esempio, io mi prendo la responsabilità di dire a una coppia appunto che ha una casa al mare da noi a Porto Corallo a Villa Curzio, di dire ok, puoi fare le tue manutenzioni e puoi anche ovviamente dormire a casa tua, perché magari sei stanco il giorno perché hai finito di fare tardi appunto queste manutenzioni. Questi sono magari i poteri che possono essere dati un sindaco, adesso sto analizzando un po', però c'è differenza da dare un potere e fare da scaricabarile. Io mi permetto di dire senza troppe polemiche che anche l'ordinanza del Presidente della Regione, che ringrazio perché comunque ha dato un segnale forte anche di riapertura, però su certe determinate questioni non si può delegare il sindaco. Se conosce appunto dei parametri per far aprire l'estetista oppure per far aprire un parrucchiere. Su questo sono rimasto abbastanza perplesso e un pochino deluso come tantissimi altri sindaci della Sardegna. Però ripeto, da un lato è positivo riaprire e ripartire gradualmente, e su questo l'ordinanza anche del Presidente della Regione va in quella direzione. Dall'altro lato però mi sento di dire che si è delegato troppo alla responsabilità del sindaco in questo caso. Anche lì secondo me ci vuole un po' più di senso di responsabilità. Più che altro sentiamoci, c'è l'ANCI, c'è l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, un presidente che sta facendo un lavoro egregio per noi sindaci, e quindi ci si può sentire. Ho sentito che c'è stata anche un po' di polemica anche per il discorso delle messe, per esempio delle chiese, che non sono state concordate alcune decisioni con i vescovi. Insomma, anche lì un pochino più di concertazione, di dialogo sarebbe fondamentale per far ripartire le comunità. Sandro, preziosissimo il tuo intervento, complimenti, perché hai avuto una lucidità disarmante nel leggere la situazione, mi fa molto piacere. Sono uno dei sostenitori di questa versione, che i sindaci sono coloro che non vanno visti solamente come antenne o parafulmine, ma devono essere messi nelle condizioni di poter operare. Grazie del tuo intervento. Grazie del tuo intervento. Vittorio, grazie. Un abbraccio e buon lavoro tutti, anche grazie. A te. Ciao ciao. L'app del gruppo ISA e scopri i volantini di oltre 400 supermercati Nonna ISA, Sidis, Di Meglio, Punto D ed Italy. Aiuteremo l'ambiente con meno carta e più alberi. App Gruppo ISA, la convenienza sempre con te. A GPO DR con grande piacere, peraltro poi in una radio che è di Cuspini, immaginate quanto affetto può sentire intorno, abbiamo al microfono, al telefono in questo caso, Fabio Aru. Benvenuto Fabio. Grazie mille. Fabio Aru che si sta allenando in Svizzera, che sta continuando a preparare una stagione che è slittata. Fabio, questi erano i giorni in cui si sarebbero corsi o si sarebbe preparato il Giro d'Italia, un po' tutti aspettavano questo momento. Per tutti gli amanti del ciclismo in Sardegna sono veramente tanti, insomma è stato rinviato anche questo appuntamento, meglio è stato sospeso del tutto questo appuntamento, mentre sono stati rinviati il Tour de France e la Vuelta. Possono aspettarsi Fabio Aru per quelle occasioni? Ti stai allenando per questo? Ma sicuramente, io spero vivamente che questa situazione si risolva, innanzitutto per il mondo intero, perché comunque sia, a parte che la cosa più importante, ci sono state tantissime vittime per causa di questo virus, poi insomma tantissimi problemi che sono venuti anche dopo di conseguenza, come i problemi del lavoro, i problemi dell'economia, ecco. Quindi io spero vivamente che si risolva. Lo sport sicuramente è una delle cose meno importanti di tutto ciò, ma
comunque sia è un mestiere, quindi ha anche la sua importanza, e quindi spero che si risolva, spero che si possa fare qualche gara quest'anno, come il tour che è stato programmato a fine agosto. E insomma, io sto lavorando duro qua in Svizzera, dove appunto vivo da 5 anni, per farmi trovare pronto, ecco, per riscattarmi da quelli che sono stati due anni un po' difficili, ma insomma ci tengo a tornare quello che ero. È un obiettivo questo che è stato rinviato di qualche mese, perché insomma era il tuo pensiero fisso già dall'anno scorso. Insomma, sei uscito di scena un po' arrabbiato, insomma, per quello che era successo, anche se poi dobbiamo dire un anno fa di questi tempi forse non avresti neanche pensato di poter fare le corse che hai fatto. Quindi tutto sommato possiamo vedere le gare che hai fatto, stando sempre peraltro tra i primi 20 al mondo, che non vuol dire essere assolutamente tra gli ultimi, come una sorta di preparazione a quello che rientro per il proprio, che dovrebbe essere per questa stagione. Ma sicuramente negli anni, insomma, da quando sono passato professionista, che avevo 22 anni, anzi 21, diciamo che ho abituato bene la gente a vedermi sempre sulle prime posizioni. Poi logicamente la gente si aspetta sempre tanto, giustamente, io sono il primo che si aspetta tanto, però è uno sport come tutti, insomma, ma questo insomma, è uno sport di squadra, ma soprattutto individuale, che quando stai male, hai problemi di salute, insomma, non ti perdona. Quindi diciamo che gli ultimi due anni sono stati molto difficili per me, anche insomma dover accettare queste condizioni, però nel senso ci sono tutti i presupposti e la voglia di tornare appunto a far bene. Logicamente ci vuole pazienza, e speriamo che si risolva tutto questo. Insomma, a inizio anno mi sentivo molto bene per le gare di marzo e di aprile, però purtroppo insomma c'è stato questo blocco, e adesso aspettiamo quando si potrà riprendere. Il ciclismo è una meravigliosa metafora, è per questo che è amata tanto dalla gente, perché la sofferenza fa parte assolutamente di quello che è una corsa, di quello che è una corsa a tappe, poi in particolare. Ecco, tu sei stato il simbolo e sei il simbolo del ciclismo sardo, un po' il rappresentante della Sardegna che vinceva. Possiamo rapportare Fabio Aru che vince al Cagliari che vince lo scudetto. Ti senti quasi responsabilizzato da questo, come per dire... Posso trasmettere forza ai sardi, dimostrando che anche io ho superato delle difficoltà e ritorno a essere grande come prima. In un momento come questo è una metafora meravigliosa. No, questo sicuramente, sai, alla fine sono tante cose che la gente non vede da fuori, insomma, nel senso che alla fine si aspetta la gara, si vede la gara, se Fabio o il Cagliari sono andati bene, vabbè, bene, altrimenti è male, nel senso, però non c'è solo questo, insomma ci sono una serie di problematiche tutte attorno, che nel senso comunque sia non sono da sottovalutare, e comunque sia si parla di sport, l'importante è metterci sempre il massimo impegno e non mollare mai, come non dobbiamo mollare tutti quanti in questo momento non facile per l'economia, per l'umanità, ecco, in generale. Dobbiamo, nel senso, tenere duro, dobbiamo lamentarci un po' meno, secondo me. Io ho visto che, nel senso, un po' la mentalità mia, nel senso, ma di tutti, nel senso, tutto il mondo, insomma, ci si lamenta sempre tanto, ecco, bisogna un po' apprezzare le cose che si hanno in momenti come questi, per esempio, anche lo stare a casa, bisogna apprezzare il buono che c'è di stare a casa. Sì, tu rappresenti un territorio come quello del Medio Campidano, che è un territorio che ha sempre lavorato, che ha fondato sul lavoro qualsiasi fortuna. Ti senti mandare un messaggio a casa in questo senso, considerato proprio il momento che sta vivendo, non solamente dal punto di vista sanitario, ma soprattutto dal punto di vista economico, con moltissime attività ferme che poi chiaramente pagheranno questo blocco di 2-3 mesi? Ma sicuramente mi sento di mandarle un abbraccio, una parola di conforto, nel senso quella proprio di continuare, insomma, di tenere duro in questo momento non facile, nel senso di molte aziende, io ho anche tanti amici che comunque sia in questo momento, in questo periodo sono fermi, però quando li sento appunto li cerco di spronarli e cerco di farli pensare alto, insomma, che tutto si risolverà, perché sicuramente tutto
tutto si risolverà, sono sicuro che non sarà un anno facile, perché nel senso non stiamo parlando di qualche mese, ma stiamo parlando di, insomma, di mesi, però ci rialzeremo più forti di prima e via, bisogna tenere duro. Purtroppo non è facile, sembrano parole di circostanza, però la realtà dei fatti è questo: godersi la famiglia in questo momento e poi via. Tutto si riprenderà e ci risolveremo da questo periodo. Pensando a una grande salita, si può dire che questo è il momento in cui bisogna ancora stare in gruppo e evitare di attaccare, perché la salita è ancora lunga? Sì, assolutamente. Bisogna aspettare che tutto si risolva. Non è sicuramente un momento facile, insomma, per intraprendere delle situazioni, ma insomma, anche perché tutte le aziende sono ferme, però bisogna in un certo senso lasciar scorrere, lasciar passare questo periodo. Senti, in questi periodi è stato sperimentato anche il ciclismo gaming, l'hai fatto anche tu questi giorni? Hai fatto partecipare a qualche gara o ti è stato proposto? No? Ti dico la verità, abbiamo fatto degli allenamenti in squadra, con la squadra, ma non abbiamo partecipato a delle gare, quindi sono degli allenamenti di gruppo. Personalmente non mi piace tanto allenarmi sui rugby, lo sto facendo ogni tanto perché nel senso ho anche la fortuna di abitare in Svizzera, quindi di potermi allenare all'esterno, però ogni tanto nel senso mi alleno anche sui rulli. È un'alternativa buona e valida e ti deve piacere, ecco. Senti, un'ultima cosa, in fin dei conti, guardando al bicchiere sempre mezzo pieno, questo stop, questo rallentamento, il fatto di non partecipare alle gare ti permette di goderti a fondo la primogenita, è così? Sì, assolutamente. In questi mesi non posso lamentarmi di non averla vissuta a pieno, anche perché a parte il Colombia a febbraio e un ritiro a dicembre sono sempre stato a casa, e quindi l'ho vista crescere, adesso già 6 mesi e mezzo, quindi devo dire la verità che è stata una grandissima fortuna, ecco. Grazie Fabio, tu sai che alla prossima salita, come sempre, tutti i stati soffieranno alle tue spalle. Noi vogliamo vederti con la tua solita grinta arrivare là sotto il traguardo. Grazie Fabio, in bocca al lupo. Grazie a voi. Ciao Fabio, grazie. È tutto anche per oggi, l'appuntamento è per venerdì, sempre alle ore 12 con GP On Air. Ripartiamo insieme a Galleria Progetti e Radio Super Sound. Grande novità! Scarica l'app del gruppo ISA e scopri i volantini di oltre 400 supermercati Nonna ISA, Sidis, Di Meglio, Punto D ed Italy. Aiuteremo l'ambiente con meno carta e più alberi. App Gruppo ISA, la convenienza sempre con te.